Buongiorno a tutti ragazzi e bentrovati, buon lunedì a tutti e rieccoci qui a un nuovo episodio della sbarbata del lunedì. Guardate che barba lunga che ho ragazzi. Per chi mi segue su Instagram ha visto che la settimana scorsa ho fatto un po' di acquisti su Amazon. Ho comprato veramente un sacco di cose. Cosa ho preparato oggi per voi? Ecco qua, il kit Goodfella Smile. Ma prima di vedere cosa c'è dentro, la nostra sigla! Ragazzi, io mi pensavo che era un'azienda inglese, invece ho visto che era un'azienda tipicamente 100% made in Italy. Il sapone e il dopo barba. Apriamo prima il dopo barba. Il cartoncino è scorrevole, la bottiglia è molto simpatica, guardate com'è bellina. I dopo barba The Goodfella Smile uniscono le classiche proprietà del dopo barba con una persistenza tipica del Edu Toilette, grazie alla concentrazione di fragranza e alla tipica gradazione alcolica. Non c'è scritto né sul pacchetto sulla bottiglia le note olfattive, però che cosa ho fatto? Su Amazon ci stavano scritte e me le sono segnate sul cellulare. Note di testa, zafferano e rosa. Note di cuore, sandalo, cuoio, legno di cedro e fumo. Note di fondo, patacouli, ambra, musk, terra. Andiamo a sentire un po' sulle mani. Sì. Bello profumato, sì, ci sono un mix di cose, dopo lo proveremo. Il sapone, eccolo qua, si presenta nella ciotola, sapone artigianale, prelevare con pennello umido e applicare sulla pelle prima di procedere con la rasatura. Dopo lo metteremo nella ciotola perché oggi ho voglia di insaponare nella ciotola, sentiamo prima il profumo. Sì. Ripete la stessa profumazione del dopo barba, quindi ci siamo. Noi, come sempre, prima di iniziare la sbarbata, ci detergiamo la pelle, soprattutto in questo caso che è una barba bella lunga. Maggiormente utilizziamo la saponetta di Estetica Andrew, saponetta naturale con oli di argan puro 100% viso, corpo. Ce l'ho qui già aperta, l'abbiamo provata e testata varie volte insieme a voi. Vedete, dura un sacco. A un costo proprio basico, vi ricordo di andare a visitare il nostro sito www.andrewbarbershop.it. Ragazzi, andatevi a fare un giretto, ci sono molte cose simpatiche. Utilizzeremo la nostra ciotola, anche la nostra ciotola a breve sarà sul sito, bella di porcellana, tutto fatto a mano. Ragazzi che come noi si danno da fare, artigiani veri che lavorano con le proprie mani. Ah, dimenticavo, che rasoio utilizziamo oggi e che lame utilizziamo? Attenzione, oggi ho scelto una lama, personalmente non l'ho mai provata, però mi hanno detto, e ho letto le recensioni su queste lame, che sono veramente una bomba. Eccola qua, beccati questa, va. Qua si parla di lama veramente eccellente, Kai. L'ho pagata su Amazon, solo questo pacchetto, come potete vedere, 5 euro. Ogni lama costa 1 euro. Dicono che sono una bomba, oggi le testerò insieme a voi e che rasoio utilizzerò? R41. In tanti direte, questo è pazzo, metterà una Kai dell'R41 Open. Questo qua va veramente a fondo, rasatura veramente profonda, profonda, profonda. Ma con una barba così, ragazzi, non potevo esimermi ad utilizzare un R41. È una lama che dicono una bomba. Prendo l'acqua calda e si parte alla grande. Oggi una sbarbata grandiosa, vai! Oggi come pre-barba non utilizzerò nulla, voglio sentire bene le fragranze di questi due prodotti, non voglio miscelare altre profumazioni. Come pennello utilizzerò oggi Furia, criniera di cavallo. Vado a mettere un po' nell'acqua calda, bagniamo un po' il viso, ecco qua. Prendiamo la nostra saponetta, la metto sempre un po' nell'acqua calda perché comunque fa freddo e quindi bisogna scioglierla un pochettino. Ecco qua, la detersione è fondamentale, ve lo dico sempre, ve lo ripeterò sempre. Come pre-barba comunque, alla fine, usando la saponetta, tu vuoi comunque ammorbidire un po' il pelo, eh? Anche se sapete, io sono fissato, vorrei provare sempre pre-barba con la profumazione dello stesso sapone, dopo barba, ma in questo caso non l'ho trovato. Andiamo a immergere il sapone nell'acqua calda per prelevarlo meglio, perché essendo bello duro, vedete? Non è durissimo, ma facciamo sciogliere un pochettino. Ne prelevo un ditino.
Eccolo qua. E lo vado a inserire all'interno del pennello. Lo vado a inserire qua al centro. Lo apro pure un pochettino, togliamo l'acqua in eccesso, prendo la mia ciotola, mettiamo il pennello dentro e iniziamo il nostro montaggio. Vediamo che succede. Vedete come faccio pressione sulle alette? Poi piano piano, ragazzi, piano piano prendete un poco di acqua e lo mettete nella ciotola e continuate a montare fin quando non riuscite man mano a far uscire bene tutto il sapone, bello cremoso cremoso. Questa operazione ci vuole un po' di tempo, ma vi darà grandi soddisfazioni nella rasatura. Vedete la crema? Mettiamo un altro poco d'acqua. Poco alla volta, vi faccio vedere che vi darà un bel risultato. Movimenti rotatori. Guardate come sta iniziando a montare. Bagniamo un altro po'. Perché ho scelto il cavallo? La setola di cavallo era un giusto mix tra il tasso e il cinghiale e mi è venuto così. Poggiamo la ciotola e iniziamo a insaponare sul viso. Devo fare molta attenzione all'acqua, soprattutto perché l'ambiente è molto freddo, ok? Qualche peletto lo perde. Allora bisogna mettere l'acqua calda, ragazzi. Bello, far riscaldare bene il viso. Direi che è abbastanza legnosa, si sente tipicamente invernale, sicuramente. Speriamo la meccanica non mi tradisca. Il pennello lo sento sui peli, mi dà quel senso di sollievo perché comunque mi fa una sorta di grabbetto, dato che mi iniziava a prudere un po' sotto il collo. È veramente piacevole. Altro poco d'acqua e direi che può andare. Ecco qua. Vedete, chiudo sempre con un goccino d'acqua. Prendiamo la Kain. Ah, non c'è scritto proprio nulla. Pulita. Apriamo il nostro R41. Open. Tac. Mettiamo la base sotto. Serriamo bene, controlliamo sempre se va bene. Fatto. Vai, si parte. Vi ripeto sempre, lo ripeterò. La mia barba dal collo parte verso la mascella, quindi non è un contropelo. Attenzione ragazzi, si sente la lama. Accidenti. Barba di una settimana, no problem. Kai R41, ciao. Avete visto ragazzi? Allucinante, una tirata. Una barba di una settimana. Wonderful. Accidenti. È vero che ho fatto anche una grande insaponata, ma questa volta me lo dico da solo, attenzione, ho fatto un'insaponata proprio di quelle serie. Però la lama è l'R41. Niente da dire, niente da dire. La meccanica del sapone però mi aspettavo qualcosina in più. Ma pure la fragranza, Me l'aspettavo più persistente. Facciamo una seconda passatina. Qualcuno mi ha chiesto se mi faccio il contropelo o no. Diciamo che io mi faccio un semi contropelo di solito. E mo vi faccio vedere come faccio. Ma ragazzi, comunque, sinceramente, senza offesa per Goodfella Smile, sinceramente non è che mi entusiasma molto. La meccanica del sapone non è che sentivo gli oli essenziali all'interno che mi aiutavano a far scorrere la lama al 100%, attenzione. Allora, prima ho fatto dal basso verso l'alto, adesso li faccio così, non faccio mai dall'alto verso il basso perché sennò mi irrito di brutto, quindi faccio sempre a pelo sotto al collo, vedi che la mia barba sale così. Qua invece mi scende un pochettino e mi fermo in questo punto, vedete, da qui non salgo più, tiro di qua e tiro di là, facendo attenzione a non tagliarmi. Dopodiché questa parte qui a me mi fa così, vedete, faccio un semi contropelo, vado piano piano così, quindi è un semi contropelo, vedete, e voilà. Preferisco non tirarla troppo perché domani dopodomani, se mi viene voglia di nuovo di radermi, posso andare in piena serenità. Pelle pulita, la barba in faccia non ce l'ho. Qua faccio un po' di contropelo, poco poco. Ecco qua, che è la parte dove non mi irrito. Dovete imparare a capire anche dove la vostra barba si irrita un po' di più, un po' di meno, dove potete spingere. Nel frattempo, vedete, non ho mai sciacquato il rasoio perché la lama esce veramente fuori.
e quindi non mi dà quella problematica di andare a lavare il rasoio in continuazione. Vi ricordo che questo è un open, quindi è pettine largo, riesce ad uscire più fuori, riesce a prendere più barba. Consigliabile per chi già utilizza un rasoio a T da tempo close, quindi vuole andare più profondo, e per chi ha una barba lunga e per chi ha il coraggio di farsela tutti i giorni, che ben venga. Ecco qua, allora mi lavo un attimo il viso, togliamo il sapone in eccesso, mi asciugo un pochettino, controllo se la barba è andata a buon fine, penso proprio di sì. R41 è ottimo anche per definire il baffo, vedete? Con questa lama qui vai tranquillo. Io penso che questa lama ti puoi fare anche più barbe, eh? Attenzione, fa ancora, quindi è peccato buttarla, anche perché la paghi 1 euro per ogni lama, 5 euro il pacchetto, e quindi conviene conservarla, perché di solito quando uso una lama un po' più commerciale faccio una barba e la butto via. Vado di dopo barba con una persistenza di uno eau de toilette. Andiamo a vedere cosa si dice. Caspita. La gradazione è bella alta, attenzione, bella bella la gradazione, si sta, si sta, il profumo si sente. Poi dovremo vedere la persistenza, quindi penso che persisterà, speriamo. Devo dire la verità, voglio mettere ancora un altro po', mi diverte ragazzi, a me mi diverte mettermi dopo barba, dopo ho fatto la rasatura, sarò anche un masochista, mi diverte un mondo. Poi se vi brucio un po' basta fare così e tutto passa. Dopo barba mi piace, devo dire la verità. Il sapone non è che mi ha entusiasmato molto, ma è soggettivo sempre, ragazzi. Riepilogo veloce. Detergente, saponetta estetica Andrew. Allargan, 100% argan. Pennello di cavallo, perché la barba era bella lunghetta, ho scelto una via di mezzo tra il tasso e il cinghiale. Sapone con tallo. Mi sono dimenticato di dirvi questa cosa fondamentale. Tallo che cos'è? È un grasso animale. Dopodiché abbiamo utilizzato le Kai, come la metta, che veramente sono una bomba. R41, eccolo qua, della Mule, è una garanzia per quanto riguarda le barbe lunghe. E dopodiché abbiamo messo questo dopo barba o di toilette. Penso di aver detto tutto, vi ringrazio come sempre, continuate a commentare. Volevo fare dei saluti a volo, una novità, un amico di Capri che mi commenta sempre, che mi verrà a trovare più presto nelle mie due sedi a Sant'Agnello e a Sorrento. Ti aspetto amico caro, ringrazio a tutti quelli che mi commentano sempre sul canale YouTube. Non dimenticate di attivare la campanella su Instagram e su YouTube, ragazzi, perché su Instagram possiamo fare qualche sondaggio, ci possiamo sentire più velocemente. Ragazzi, un abbraccio, grazie sempre, alla prossima sbarbata.